Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qua, il pomeriggio di Milano News continua qui in diretta alla Fabbrica del Vapore per il Fringe Festival Milano Off. Terzo giorno, giusto? Sì, guardavo il calendario in fondo là che abbiamo appeso al muro. Terzo giorno di festival e beh, insomma, si avvicina al weekend che sicuramente poi sarà il momento più popoloso anche qui alla Fabbrica del Vapore, che ricordiamo, Barbara, essere il centro nevralgico di tutto il festival, la casa base, l'headquarter, come dicono quelli bravi, e quindi non lo dico, dove anche però ci sono dei spettacoli che vanno in tantissimi scena. Tantissimi spettacoli, molti musical. Oggi infatti abbiamo anche con noi un giovanissimo musical, e infatti con noi il titolo è Dialogo, è un musical concerto e sono i pupini, i giovani della Compagnia dell'Arancia, cioè il loro spettacolo è stato, per chi non lo sapesse, la Compagnia dell'Arancia è una delle maggiori compagnie produttrici di musical in Italia, Pinocchio uno per tanti, che praticamente li ha adottati e quindi ha sponsorizzato il loro progetto, che quindi credo che quasi quasi si merita assolutamente. È molto interessante capire proprio come una grande compagnia invece proprio ha preso tutto il pacchetto, diciamo, ha preso di questa tutto il pacchetto. Giovane produzione, esatto. E l'ha fatto, esatto. L'ha prodotto come farebbe un vero e proprio produttore, no? Assolutamente, è quello che si spera dovrebbe sempre fare il produttore, dovrebbe, no? Esatto, e quindi con noi abbiamo Matteo Volpotti e Luca Tudisca. Invece poi abbiamo dei giovani, giovanissimi, freschi, praticamente con a titolo precario un corto teatrale che vi consiglio di vedere. I corti teatrali sono una bellissima formula. Sono infatti molto incuriosito, voglio capire meglio infatti di questa formula, come funziona. Abbiamo con noi Sara Valle e Matteo Macchia. Buonasera. Allora, incominciamo. Buonasera. Buonasera. Dunque, a questo punto cominciamo un attimo con il dialogo. Dialoghiamo. Allora, interessante anche che c'è un sottotitolo, già ho visto, che è molto interessante, che è Concerto Dialogato. Vado io. Sì, vai. Spieghiamo subito, abbiamo scelto Concerto Dialogato perché non siamo riusciti subito ad individuare a livello di genere questo spettacolo, perché sì, è nato con l'idea del musical, ma in realtà è un concerto di Luca con a fianco due attori che raccontano una storia mentre il concerto va avanti. Quindi è questa sorta di dialogo sia fra musica e recitazione che fra che diciamo come tematica dello spettacolo. Quindi non sono delle canzoni che Luca ha scritto in parte per lo spettacolo e in parte erano già edite, e Elisabetta Tulli e Mauro Simone, Elisabetta Tulli è l'autrice dei dialoghi, insieme a Mauro Simone che è il regista, hanno deciso di creare questa storia. È una storia che racconta 50 anni di amore fra Ada e Santuzzo, che si conoscono e per 50 anni diciamo vivono questa storia d'amore molto semplice attraverso le canzoni di Luca, giusto? Sì, è giusto. Sì. Lui dice sì, Luca dice sì. Che ha 50 anni. Puoi risponderci cantando se vuoi, nel senso, cioè puoi rispondere ai musical se vuoi. Stasera. Ok, perfetto. Quindi sono canzoni quelle che hai scritto, sì, o solo sì. Musiche? O tutte e due? Tutte e due. Mm-hmm. Cioè io sono un cantautore, quindi comunque scrivo canzoni, ho un progetto discografico, cose del genere comunque. Qual è la tua casa discografica? Sto lavorando con un'etichetta che si chiama Platonica, lavoro con Ziba, non so se lo conoscete, comunque un bellissimo cantautore. Lo conosceremo. Da dove vieni e dove lavori? Dove lavoro? Uh-huh. Lavoro qua a Milano, sono, uh-huh, vivo qui. Vivi qua. Sì, il microfono. vivo a Milano. Sì, vabbè, però è diverso. Tra cantare. Non c'è il monitor. No, vivo a Milano da un po' di anni. Appunto, ho fatto un'accademia il MAS dove ho conosciuto Mauro Simone, che è il regista dello spettacolo. Ci siamo conosciuti lì il mio ultimo anno e già avevamo in mente di lavorare insieme, solo che non abbiamo avuto modo. Dopo 4 anni l'ho richiamato, dopo che non lo sentivo da 4 anni l'ho richiamato dicendogli: Mauro, ti va di collaborare a questo progetto? Lui: va bene, sì, ok. Sei un cantautore o scrivi soltanto? No, un cantautore. Uh-huh. Quindi abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. Io non conoscevo né Matteo, nessuno, a parte Mauro. Uh-huh. Quanti anni hai? Io ne ho 31. Bene, perfetto. Mi porta bene, sembra più giovane, mi porta bene infatti. La tua formazione musicale? La mia formazione, allora, mi sono diplomato al MAS, che è un'accademia di musica qua di Milano, dove comunque ho avuto modo di studiare canto, un po' di chitarra, un po' di pianoforte, così, e un po' di recitazione anche, cioè un po' di tutto. E poi io, dopo il MAS, ho iniziato a suonare in giro, cioè comunque poi ho scritto sempre più canzoni,
un progetto discografico, quindi niente, sono, per adesso sto facendo quello parallelamente al percorso teatrale di cui parlavamo prima. Quindi proprio una formula abbastanza originale, sì, si cioè, è visto, realtà, per carità di Matte, tutto, tipo, però cioè, molto, no, molto manco noi sapevamo come, cioè, cosa fosse all'inizio, perché proprio una sorta di era un esperimento in realtà, bisognava capire. Però l'idea di comunque rappresentare le mie canzoni con due attori in scena, quindi che dessero, oltre che a livello musicale, dessero anche un altro tipo di forma visiva, cioè poteva essere una cosa interessante, nel senso anche per lo spettatore, che comunque oltre a sentire me comunque vede anche loro, e la storia viene raccontata non solo dalle mie canzoni ma anche da loro due, quindi anche perché acquisire un cinema, po' più forza, credo. Però al cinema siamo abituati bene o male alle storie con colonna sonora, al teatro meno, tanto meno, quindi mi viene in mente un giornalista che un paio di anni fa lo definì come, dice, invece di vedere il videoclip di una canzone vedi il videoclip di un album. Questo disse un giornalista. Dall'idea. Sono giornalisti che dicono cose intelligenti, interessante. Era anche una notizia questa, devo dire. Tua categoria. Infatti, sono felice che la categoria. Problemi vostri. La categoria ancora ben difesa, allora. Noi del teatro diciamo sempre cose interessanti, dicevamo. Volevo solo aggiungere che in scena con me c'è Elena Nieri, che è l'altra attrice che interpreta Ada, la giovane con la quale addolorata. Dopo li citiamo tutti. È ambientato in Sicilia, perché Luca è di Tusa, palermitano, insomma. Sì, provincia di Messina, sì, vicino, però più vicino a Palermo. Comunque, sì, siciliano. Bene. Hai altro da dire? Un messinese che si spaccia per palermitano è strano, come? Notizia. Un messinese che si spaccia un po' per palermitano, in realtà il mio paese è tra Messina e Palermo, però più vicino a Palermo, comunque, quindi a livello geografico è anche... Quindi la domanda è, da voi arancino o arancina? Cioè capiamo subito... Arancina. Okay. Femminile. Ah, perché metà strada, quindi... Palermitano. Femminile. Okay. Poi si dice anche compà, quindi invece che in bare, quindi è proprio palermitano. Non bare, ma compà, cioè noi diciamo compà. Anche i miei conculini, che sono uno veronese, uno di Rimini, ci chiamano della cortina a questo punto. Per arrotondare danno anche corsi di siciliano. Ma il compà è universale, cioè è una cosa ormai universale. Ma soprattutto su arancina, così quando c'è uno siciliano bisogna chiedere subito questa cosa, perché così si mettono i paletti. ma ci sono, no. Abbiamo una redazione piena di siciliani e so che questa cosa è ogni tanto, che ci tengono. Salutiamo tutta la parte siciliana della redazione. Allora, adesso invece andiamo al corto della serata, perché stasera alle 19:30 doppia, quindi anche alle 22:30, abbiamo 20 minuti del A titolo precario corto teatrale. Allora, di cosa parlate? È unico. Allora, lo spettacolo è partito da un progetto di ricerca nel 2017, che è stato anche il nostro punto di unione come compagnia, e è partito appunto dalla ricerca sul campo, perché siamo andati con il nostro tema della generazionale, sulla precarietà, che è molto largo, ci siamo tenuti molto, molto larghi, però comunque siamo partiti con quell'idea lì per andare a indagare proprio nelle nostre zone, quindi nei nostri sotto casa nostra. E di dove siete? Noi siamo di Torino e proviamo abbiamo sempre preso come riferimento la zona dei Docks d'Ora, quindi Barriera di Milano, un po' più periferica. Sì, con una zona periferica con tante realtà all'interno e molto multiculturale, quindi abbiamo fatto anche una sorta di interviste sul campo per non avere solo un punto di vista che fosse il nostro, ma allargarlo di più. E soprattutto il tema della precarietà è a tutto tondo, cioè non ci fermiamo solo al precariato lavorativo, ma cerchiamo di analizzare come un giovane, e con il giovane intendiamo quasi un ventennio, cerchiamo di allargarci a tanto anche ciò che non ci riguarda personalmente, direttamente. Ma poi le tematiche si ripetono, trovo solo che è l'approcciarsi che è diverso tra una persona che è nata negli anni 80 piuttosto che negli anni 90 o nel 2000. In qualche modo uno è stato illuso e poi si è trovato... cambiare tante cose. Esatto, gli è cambiato il mondo sotto il naso. Esatto, gli è cambiato il mondo sotto il naso. E per lungo tempo ci hanno anche mentito. Cioè, esatto. Stava accadendo questo e nessuno l'ha mai detto. Esatto. Fino a quando ce ne siamo accorti. Ops, che succede? È interessante questa cosa che parte
da una scesa proprio in mezzo alla gente, cioè siete scesi in strada, loro fanno interviste, storie, raccolte, loro fanno materiali un tipo di lavoro collettivo, giusto? Scrittura collettiva. Ma da questa ricerca è uscito questo spettacolo? È uscito anche altro? No, è uscito, cioè, stiamo pensando di trasformarlo in un format perché appunto ci dà l'opportunità di parlare di tantissime tematiche. Abbiamo scritto tantissimo in questi anni perché prima abbiamo buttato giù e poi abbiamo cercato di appunto mettere insieme, fare un lavoro di tagli e cuci, quello che... perché poi devi fare delle scelte linguistiche, non puoi mettere nel calderone tutto, quindi quella è stata la difficoltà vera in realtà. Però no, materiale potremmo intrattenervi due giorni. Mi interessa molto questo format del corto teatrale, però mi interessa molto, nel senso che io arrivando dalla, magari più dal mondo del video, del cinema, così, diciamo che il cortometraggio è il classico punto di partenza per chiunque poi voglia provare a fare il lungometraggio, ed è un po' obbligato anche dalle necessità e dalla contingenza e dal fatto che non c'è i soldi. Il corto teatrale parte anche qua lui da questa necessità, oppure è tutta un'altra storia? No, la verità è che ci è stato richiesto e quindi ci abbiamo dovuto lavorare. Poi il lavoro si è rivelato molto interessante, cioè il lavoro di sintesi, non estrapolare solo un pezzo come sarebbe in realtà stato molto più semplice fare, ma cercare di dare la stessa dinamica, rendere la stessa idea, quindi con questi ritmi accelerati ma anche con le sospensioni, che in 20 minuti lasciare respirare è difficile, cioè sia per noi respirare che far respirare il pubblico, credo. Allora, questo dal momento che sono stata bene o male spettatrice della nascita in diversi ambiti, sia qua a Milano che dalle nostre parti giù a Napoli, dei corti teatrali, ti dico che a Milano sono nati più o meno, facevano i teatri a inizio stagione per presentare il cartellone. Quindi invitavano gli artisti del cartellone a fare, come dire, un riassunto, una parte, insomma un ritaglio dello spettacolo e metterlo in scena. Da qui però si è presa un po' questa abitudine. Giù hanno visto un po' questo andazzo, perché per la campagna abbonamenti, quindi tu fai questa specie di giornata open dove inviti le persone a venire a vedere cosa c'è in cartellone e c'è il gruppo che ti fa un pezzo, quindi se ti piace lo compri l'abbonamento. In realtà poi ci si è accorti che come il cortometraggio c'era una specificità proprio di linguaggio nel corto teatrale, che quindi dava due vantaggi: uno, di essere agile, perché lo puoi portare anche al bar, cioè un quarto d'ora, 20 minuti al bar lo segui anche tra un cocktail e l'altro. L'altro vantaggio è che incuriosisci le persone verso un prodotto che molto spesso è già pronto, come nel vostro caso, più ampio, e quello poi, quindi tu puoi in qualche modo fare una prevendita con minor costo di uno spettacolo che però già magari ha anche già in tasca. E ricordiamolo a quando lo vedremo invece qui sul palco del Village Off, il vostro corto teatrale. Alle 19.30 e alle 22.30, due repliche una dietro l'altra. Nominiamo anche gli assenti. Ah no, sì, ma non abbiamo finito, no. Dove va? Ah, allora parliamo solo ma parliamo di te, cara. Ah, okay. Chi sei? Cosa fai nella vita? Da un po' di anni tento di fare l'attrice di professione. Allora, il tuo gruppo è Inganna Dogana in questo momento, tu hai lavorato anche per altre. Sì, io cerco di fare un po' la freelance e seguire i progetti che mi interessano. Addirittura ho questa pretesa di fare solo le cose che mi interessano. Ma solo su Torino o vai no, un no, po' in giro? No, girovago. Infatti io sono molto confusa sulla mia identità. Cioè, anzi, mi sento... Ho scoperto in me un amore per il sud, in realtà, del mondo, ci vivrei perennemente, però in realtà poi vado inseguendo i lavori, le occasioni, le cose interessanti. No, sono stata anche in Francia, ho lavorato in Bretagna, dove ti pagano un sacco di cose. Il sud è bello, ma non ci vivrei. È un po', sì, è difficile lavorativamente. Lì, dipende.
dipende. Sì. Sono stata molto bene a Siracusa, ho fatto 2 stagioni tantissimi anni fa ormai a Siracusa, lì sono stata benissimo. Comunque sì, inseguo i progetti, diciamo. Sono un'inseguitrice. Sei ormai una professionista, fai teatro o sì, anche cinema? Lo insegno anche, no, cinema ho fatto pochissimo, corti così. Lo insegno anche, poi purtroppo mi sono accidentata e ho avuto un incidente al legamento e quindi questo mi ha, per un po' ho dovuto smettere di insegnare perché non ero abile con i bambini, non li potevo gestire. In realtà bambini adulti, molto bello anche guardare le cose dalla prospettiva di chi te le deve far capire. Assolutamente interessante. Sì. Invece? Io invece sono un po' più in erba, diciamo, perché devo ancora... Bello fresco. Sì, mi sono appena buttato nel mondo del lavoro, adesso sto faticando, però... La tua intenzione comunque è quella di fare questo come lavoro? Sì, sì, sì. Teatro o anche cinema? Teatro perché il teatro è quello che mi ha spinto a iniziare a recitare, insomma, quello che mi dà più soddisfazione, anche un po' così, però non escludo niente, nel senso... Questo qualche modo... cortometraggio l'ho fatto anch'io e non so, sono sempre un po' imbarazzanti queste domande. Però... Questa metodologia di lavoro collettivo è stata un'esigenza o una scelta? È stata una scelta, sì. Uh-huh. Perché ci siamo trovati e siamo anche 5 teste che ragionano. Che si trovano, insomma, si trovano con le loro idee e i loro intenti sono un po'. Hanno un intento comune che si è subito palesato, allora abbiamo deciso di portare in scena qualcosa che avesse quell'intento. Noi siamo partiti da noi stessi proprio come attori, cioè dalle singole capacità di ognuno, anche dai tanti difetti, dalle tante anche pregi, va, mettiamoci. No, ho capito il tipo. Difetti nel senso di... Sì, sì, sì. E quindi posso pubblicizzare il ragazzo? Assolutamente sì. Tu sei il suo interprete. Diciamo che sono agitata anch'io, ma diciamo. Ah, va bene. No, diciamo che è un po' come in una comunità abbiamo usato quello che ognuno di noi aveva, cioè ci ha aiutato a venire da, anche pur venendo da ambienti diversi, avere appunto una visione comune delle cose. Quindi che non è facile. Come Mi esseri siete umani, contaminati. Come esseri umani abbiamo anche trovato, appunto, come diceva lui, un terreno fertile comune. Poi ognuno con le sue abilità, c'è una ragazza che è molto brava a organizzare, lui, come diceva, è molto bravo a scrivere. Chiaramente. Mi state anche mettendo alla prova. Sì. Esatto, infatti, esatto. Sperimentare 360 gradi. Bene, insomma. bene. Allora, invece, veniamo a voi. Voi avete scelto di venire qua al Milano Off Fringe Festival in che modalità? Cioè, qual è stato il vostro ragionamento? Mi hai costretto a venire. No, anche da quel punto di vista, anche noi, diciamo, collaboriamo e siamo sulla stessa linea d'onda. Milano è un centro culturale molto fervido e quindi abbiamo deciso di provare la strada del Fringe o comunque di un festival. Noi sono 3 anni che giriamo, quindi comunque è uno spettacolo che ha fatto Milano, Lodi, Brescia, Roma, le Marche, l'Umbria. Che teatri? Siamo stati al Nazionale a Milano, uh-huh. Lo abbiamo portato al Delfino, sempre a Milano, a Brescia e Lodi, non ricordo il nome del teatro. Però. Quante date? Non li sappiamo. Posso inventare. Siamo la centrale di Lodi, siamo stati a fare... Lodi, a Lodi abbiamo fatto 2 pienoni, ma dove andiamo, diciamo, va sempre abbastanza bene. Sei innescato il passaparola. Sì, 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 ha funzionato molto bene. Poi comunque abbiamo anche il nome di Luca che tira, perché Luca ha partecipato... No, beh, è un cantautore, lui ha fatto anche è arrivato nelle finali di... Nominiamolo. È arrivato nelle finali di Amici, ma lo dico solo perché ha... tempo fa, 2014, giusto? No, ma sempre Maria che ci guarda dall'alto. Finalista Musicultura a Macerata.
Ma dille le cose buone. Ha vinto il premio Bindi. Non è che... in giro apposta l'altro per fargli dire le cose. Ma lui sul palco è fortissimo. Guarda i due. Ma guarda la postura. Ti mettevamo un palco. Guarda la postura dei due timidi al centro. Mi prego. No, è molto interessante questa cosa. Di come davvero, cioè, grandi artisti. Cioè, comunque, dice, è 3 anni che andate in giro con uno spettacolo. Tu non è in erba, ma non è la prima volta che stasera sale su un palco. Però di fronte a un altro tipo di pubblico, quello che magari appunto abbiamo noi dall'altra parte delle telecamere, vi trovate completamente smarriti, no? Un po' che spiazzati, mi sembra, o sbaglio? Sì. Ok, basta, va bene, ok. Ma sono sempre gli stessi, Frida, sono sempre gli stessi. Però che no, potrebbero questo solo qua per vedere. Dire, comunque già Luca di per sé ha una fan base. Capacità attrattiva. Che ci aiuta, ma è poi è un bravissimo cantautore, perché ha un modo di scrivere semplice, mai banale, che arriva in maniera diretta. E insomma, se verrete, io ti faccio. Senza tornare appunto da amici o ai grandi ad amici, senza tornare appunto da amici, Premio ai grandi Bindi, ecco. Però ad esempio, ecco, non so, appunto, Premio Bindi, poi appunto avete detto al nazionale abbiamo debuttato anche al nazionale, insomma, con 500 persone. Poi a un certo punto, però, con tutto bene che possiamo volere al Fringe, però passi al Fringe, cioè una realtà molto più ristretta. Com'è il passaggio? Nel senso che io sono contento di queste realtà un po' più piccoline, più ristrette, perché poi parlavamo ad esempio oggi a mezzogiorno del contatto che hai col pubblico, che spesso volentieri è proprio un contatto anche fisico, perché lo spazio è quello che è, no? Quindi ce l'hai lì. Cioè, com'è il... No, in realtà voi l'altra volta prima parlavate di spettacolo piccolo che può essere fatto in qualsiasi posto. In realtà anche il nostro è uno spettacolo molto piccolo, quindi cioè, bastano due sedie, dei cappotti, loro due, io e la chitarra, stop. Quindi in realtà... cioè possiamo farlo dappertutto, quindi ce l'abbiamo fatto al nazionale, ma anche in posti dove c'erano 50-60 persone, per esempio, quindi in realtà a Savona in un pub, quindi in realtà questo serve molto a avvicinare il pubblico poi che vi segue tanto. Sì, ma cioè, in realtà andate voi da loro piuttosto che portare in un posto dove si spende tanto, perché a proposito del precariato, la vostra fascia di pubblico che più attraete, diciamo, che è quella giovane, che è quella che vogliono tutti, Ciao, quindi magari riuscire ad approcciare anche spazi in cui loro possono venirvi meglio a frequentarvi, sì, esatto, è anche molto strategico per crescere insieme. Assolutamente. Esatto, cioè, l'importante è farlo vedere lo spettacolo, poi dove siamo, cioè, nel senso anche qua lo possiamo fare, per dire, cioè, nel senso, il nostro obiettivo è far conoscere lo spettacolo a più persone possibile, quindi che sia un pub o il teatro nazionale, tipo. Cioè cambia un po' l'atmosfera, la situazione, però comunque lo spettacolo è sempre quello. Molto bello sentirvelo dire, molto interessante, perché sembra che ogni tanto invece questa cosa un po' si perda, no? Molto, soprattutto da chi vuole a tutti i costi fare spettacolo, no? A volte, quindi uno si inventa qualsiasi cosa da fare, magari ad esempio ne parlavamo anche ieri, YouTube, così, cioè, si inventa qualsiasi cosa pur di arrivare subito al grande pubblico, subito per poter solcare grandi palchi. Invece dici, anzi, forse a volte meglio stare sul piccolo palco, però che sai che è quello giusto, il tuo pubblico giusto, che riesci a trattarlo. È molto interessante appunto questa visione che hai dato. Lui ha 31 anni e tu quanti anni hai? 28. 28, sono comunque... Portano benissimo, non sembrano dei ragazzini, mi portano benissimo, io mi vergogno delle mie... No, vabbè, allora, però quello che dico... Due quindicenni sembrano. Sì, cioè, però loro già per esempio sono cresciuti sui social, cioè questo sembra poco, però per esempio io che sono considerata una giovane regista, è una giovane autrice, ho 48 anni, è una generazione che pensa diversamente, lascia stare il caso particolare perché noi siamo a cavallo, quindi tra di noi trovi l'analogico e il digitale, loro invece sono già digitali, cioè sono social, mettiamola così, loro già ragionano con altri schemi già partendo dalla loro età hanno le maggiori carte, le migliori carte per avvicinare il pubblico, perché ne fanno parte, li conoscono e trovano le parole migliori per avvicinarli, le strategie migliori per avvicinarlo. Quindi non puntare sui ragazzi. Se tu vuoi portare pubblico a teatro, non puoi chiamare un cinquantenne sempre e comunque. Magari chiamalo perché ho 50 anni, però, però chiama biglietto. Questi ragazzi con questi progetti, perché sono strategici, loro anche per i teatri e per gli altri luoghi non convenzionali. Correggetemi se sbaglio.
No, no, assolutamente. Il social oggi è un mezzo fondamentale. Noi abbiamo la nostra pagina con la quale manteniamo i contatti. Poi è quello alla fine, creare il contatto. Come dici tu, dice lunga sul fatto se una compagnia come la compagnia d'Arancia comunque va a comprarsi o a prendersi ad adottare, non so poi cosa, uno spettacolo in toto, lo prende appunto fatto da due ragazzi, una nuova scrittura, una nuova concezione, altri linguaggi, altre strategie, amici o quant'altro, però tutto intersecato, che fa un prodotto che poi, se è buono, la gente ci va, perché la sua notorietà da amici può durare 10 volte, ma poi c'è l'undicesima. Ah, quindi figurati, nel senso, poi in realtà questa cosa qui è abbastanza lontana da quel tipo di realtà, nel sì, senso che poi quelle realtà durano un anno e mezzo, anche due, ma già 5 anni dipende ci dà, da chi, se dipende lui da qui chi li fa, è dipende dalle persone sempre che fanno le cose, cioè nel senso, se uno è bravo ha fatto amici, però poi continua perché è bravo, se uno non è bravo basta. Può essere anche che poi amici lo fai da molto giovane, magari sì, scopri che non ti piace. Certo, oh, così ci fai maggiore consapevolezza negli anni. Una maturità artistica per cui assolutamente lasci una certa strada per dare un'altra, ad esempio. No, ma poi la volontà di ricerca di un nuovo linguaggio musicale teatrale è venuta proprio da lui, quindi già lui aveva avuto in qualche modo la visione. Mauro Simone è stato il collante fondamentale. Ha messo frutto perché ce l'ha dentro, gli è piaciuto crescendo, quindi ha utilizzato tutti gli strumenti. Assolutamente, è andato assolutamente fuori via rispetto a quale magari era l'inizio. Ecco, in tutto questo girare volevo sapere. Lei mi dicevi gnec questa cosa dei social. No, sono d'accordo. Credo che in realtà ci siano proprio stati immersi a partire da chi è nato dopo il 95 o giù di lì, è proprio nato nell'era dei social. Qualcun altro se l'è trovato, e poi purtroppo va anche inclinazioni, cioè anche noi, pur essendoci in mezzo, se non ci sentiamo, io faccio ad esempio molto più fatica, per me è il compito più faticoso la vendita, cioè tutto il resto mi piace occuparmene, faccio anche scenografia, tutto quello che volete all'interno. Non tutti i nuovi social, nel senso che lo spettacolo voi l'avete fatto con un lavoro collettivo, sì, una regia collettiva, un'autorialità collettiva. Sì, no, ma bisogna anche adattarsi. Siete giustamente formati in un certo modo. Sì, certamente, in realtà lo prendiamo anche in giro all'interno, sì. C'è un momento in cui scherziamo molto, se lo vedrete sui social, e sì, lo prendiamo a ridere, però dobbiamo anche usarlo, dobbiamo anche entrare, è vero che comunque avere finalmente imparare a usarlo e non a farsi usare. Esatto, questa è la difficoltà, io credo. Cioè, sì, è un po' proprio questo l'intento anche un po' del nostro lavoro, è guardarci anche da fuori, cioè per riuscire a guardare la nostra realtà, che è quella che ci circonda, perché a volte ci rendiamo conto che noi pretendiamo di far ricerca e poi invece sono le cose che impariamo, cioè più le cose che impariamo che quelle poi che il invece... Il teatro vi fa scendere in strada, esatto. E non a desumere da quel che gli altri scrivono di sé. Esatto, ecco. Il nostro spettacolo inizia con delle statistiche che si basa molto su questo, su dei giudizi che arrivano da fuori e che noi subiamo in qualche modo. Allora proviamo a riderci sopra, ma proviamo a ridere sopra anche di noi stessi, come dice lui, cioè, sì, c'è un forte senso del ridicolo, perché appunto per fare un'analisi saggia, come dice lui, anche due passetti indietro forse è meglio, almeno è una visione più completa. Io un'ultima curiosità che avevo, nel tuo peregrinare in giro per il mondo, se sei stata ad altri festival e cosa pensi appunto dei festival come il Fringe, qual è il valore aggiunto che possono avere questo tipo di festival? Sì, no, in realtà trovo la dinamica del festival molto interessante, c'è un grande scambio tra gli artisti, ho possibilità anche io di diventare pubblico e vedere tante realtà, mi relaziono molto, quindi per me è una delle realtà più felici, in cui io riesco veramente a fare pubblico, quindi sono molto favorevole a tutti i festival di tutte le tipologie, poi ogni volta è una nuova avventura e succedono delle cose diverse. Ma sì, torna ancora al discorso del diventare pubblico, quindi di come riuscire da artista andare comunque a vedere gli altri spettacoli, ed è importante, essenziale. Perché a Torino, ma anche voi per esempio a Milano, quante occasioni avete al di là del festival ce le prova intanto per di i vedere spettacoli. Un gruppo di Torino, un gruppo di Catania, un gruppo di, non so, di Napoli, eccetera. Canicattì, che diciamo sempre, salutiamo Canicattì. Ciao Canicattì. Oddio, Milano non lo so perché io vivo a Roma, però su Roma magari
c'è questa possibilità, comunque c'è. Ma è molto, e soprattutto teatralmente sui generis. Sì, perché Roma funziona tantissimo il teatro off a Roma, è piena di sale da 90, 80, 100 posti, quindi queste sono realtà che noi viviamo costantemente. Di finanziamento, cioè di acquisizione del pubblico è diverso a Roma, è un discorso a parte. Dobbiamo chiudere, Barbara, siamo in chiusura. Ricorda gli appuntamenti allora. Allora, intrattieni perché intanto, intanto chiedo loro di ricordarci il loro slalom che è in scena questa sera qui al Village Off. Ricordateci gli orari precisi: 19.30, 22.30. 19.30, qui al Village Off, alla fabbrica del vapore. A titolo precario il titolo, esatto. è il titolo, a titolo precario. Ed è un corto teatrale di durata 20 minuti circa. Gli autori, ma anche interpreti, sono Matteo Astrengo, Gaia Baudino Bessone, Lucia Ferrero, Matteo Macchia, Sara Valle. Ripeto, la regia è collettiva, la loro compagnia sono gli Inganna Dogana. Poi, quindi, la fabbrica del vapore, ricordo, è in via Procaccini al 4. Loro invece dove andiamo per vedere invece i ragazzi di dialogo? Loro invece andiamo sempre qua, però in un'altra sala, a piano di sopra, quindi al Sound Off Space, sala musical di Fabbrica del Vapore in via Procaccini, ed è stasera alle 21.30 e sabato 17.15. Esatto. Mi raccomando, ragazzi. Quindi stasera potete venire prima, venite tipo verso le 7, vedete loro alle 7.30 e poi andate su a vedere le 9.30 loro. Lo spettacolo è titolato Dialogo. È un musical concerto e all'autore Elisabetta Tulli, regia Mauro Simone, interpreti Elena Nieri, Matteo Volpotti, Luca Todisca qui con noi, Luce Emanuele Agliati, quindi le musiche sempre di Luca Todisca, quindi parte tutto il progetto da Luca Todisca e si sviluppa con lui, e i costumi Compagnia dell'Arancia e produzione Compagnia dell'Arancia. Movimenti coreografici, non l'ho sentito, Nadia Scherani. Non c'è scritto. Benissimo. Grazie per avercelo ricordato. È importante infatti ricordare sempre tutte le varie figure che ci sono all'interno della produzione teatrale, che poi non si vedono di solito, ma che si vedono molto bene ai questi festival. Invece questa è un'altra cosa bella, che qui i festival li vedi che provano, li vedi che spostano, li vedi che portano di qua, portano di là, e capisci insomma che non è solo benissimo quei 20 minuti che si vedono, 60 minuti, 50 minuti di spettacolo, ma è molto di più. È un lavoro che dura anni, che dura tante ore di impegno. Barbara, ringraziamo questi ragazzi fantastici. Grazie a voi. Noi ci rivediamo comunque più tardi, perché siamo sempre qui su Milano News in diretta. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, grazie mille di essere stati qui con noi. Ci si vede questa sera sui vostri palchi. Grazie davvero per essere stati qui con noi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo più tardi, sempre qui in diretta dalla Fabbrica del Vapore, per una nuova puntata con nuovi ospiti e insomma altri spettacoli da presentare. Grazie Fabio. Grazie mille Barbara. A presto.